estrapolare che non si può, perché il processo di estrapolazione è veramente pericolosissimo. Però cosa può voler dire? Semplice, per esempio, può voler dire che un evento cataclismatico come l'ipotesi 2012 accade. Qualcuno rimane vivo sulla Terra e sono questi qui che vanno avanti ancora per 3 o 4 generazioni. Perché se uno vive 80 anni, 4 per 8, 32, 320 anni, è oltre il 2012. Non di tanto, ma un po' oltre. Però bisogna tenere presente che con l'acquisizione della coscienza che sta accadendo ora, il futuro sta cambiando e quindi non posso escludere che in realtà non ci sia quello che viene visto ora, ma che cambi di giorno in giorno, di giorno in giorno, di giorno in giorno, fino a che l'evento non si allontani definitivamente e che non accada più. Oppure il 2012 è stato per la nostra coscienza allontanato per 300 anni. Ecco perché questa donna dice 4 contenitori, perché dopo si muore tutti. Cioè, ci sono diverse possibili interpretazioni. Una vera e propria interpretazione finale non sono in grado di darla. Però vi dico, molti addotti ti dicono 3-4 contenitori, poi basta. Il fatto che alcune persone hanno l'anima e altre no, è stato toccato con mano, nel senso lei ha mai ipotizzato qualcuno non animico? Dunque, devo dire di no, alla domanda precisa è no. Non ho mai messo sotto ipnosi persone non animiche. Vi dico anche perché. Perché il mio problema è rapidamente utilizzare tutto quel poco tempo che ho per portare avanti il discorso dell'anima, per lavare questa cosa. Però c'è un altro problema. Che quando alle persone che mi chiedono di utilizzare il Simbad per i loro problemi personali, non perché sono addotti, ma perché hanno problemi personali, problemi di lavoro, problemi di sopravvivenza, problemi di cui gli amici non gliene può fregare meno, questi quando fanno il Simbad ogni tanto la parte amica non compare. Che vorrà dire? Ecco, più di più non vi posso dire, perché poi io non sono lì, queste sono persone che esulano dai nostri campi, anche se il Simbad vi ha fatto bene. Molti di più psicologi e psichiatri addirittura sono venuti ai nostri convegni, hanno preso un sacco d'appunti perché utilizzano questa cosa per tentare di ricollare il cervello dei psicopatici, e pare che gli schizofrenici a volte ci riescano, quindi è un metodo che va oltre quello che noi avevamo previsto che potesse servire, a cui potesse servire. Però ecco, io non ci sono a fare così, non aiuto queste persone come posso aiutare in qualche modo gli altri, quindi però ecco. Volevo chiedere, possono essere spiriti dell'aldilà, questi alieni di cui lei parla, e in forma molto bassa? Ci sono diverse tipologie aliene. C'è l'alieno che viene con la macchina volante, che ti entra in camera, che ti prende, che ti porta in sotto. C'è l'alieno che viene da un'altra dimensione, ma che non ha caratteristiche corporali, non ha corpo. È mente ed è spirito, e quindi ha bisogno di un corpo in cui si incastri un DNA, in cui si appiccichi una parte animica, perché loro devono ciucciare la parte animica. L'essere senza corpo deve per forza schiavizzare o crearsi un corpo, perché sennò la parte animica non ci si attacca a lui. L'essere di luce, il cosiddetto lux, deve per forza parassitare o l'uomo o il serpente. Il ringhio, dentro il ringhio, che c'è questo animalone a 6 dita di plastica, c'è un essere senza corpo. Dentro quello che noi identifichiamo come Horus, che è una specie di pollo alto 4 metri con tanto di becco, di barbetta, di occhio al centro e di roba fatta così che sembra il faraone, lo chiamiamo Horus per quello, non a caso, perché poi si scopre che nell'ipnosi questo ha a che fare con la mitologia egizia. Io, Horus, che è una razza, che è un pollo, che abbiamo scoperto che vive dietro la stella Al-Nitak, che è la stella prima della cintura d'Orione, c'è un parassita che viene da un'altra parte e c'è una simbiosi mutualistica tra il parassita e l'Horus. La difficoltà di cacciare
l'onus dal Sinbad o con l'ipnosi era dovuto al fatto che in realtà si cacciava solo l'involucro esterno, si bruciava l'involucro esterno, si eliminava l'involucro esterno, il parassita si staccava e poi ritornava per altra via. Forse la più passiamo di più. Sì. Ma voglio chiedere una cosa, ma lei ha parlato che anima non ha l'asse del tempo, giusto? Sì. Come faccio io a dirgli vai nel futuro se lei non sa il tempo? Certo che non gli dico vai nel futuro. Ah, ecco. No, infatti come non, non capirebbe mai. Questa è una difficoltà. Quando lei... ci sono delle frasi che capisce, delle frasi che non capisce. Quando la parte di me viene liberata, oppure cerco di liberare, tipo, le ore non vengono e uso un'espressione tipo mai più. Nel tuo futuro non ci sono più, non è come ti ho detto, nel tuo futuro non ci sono più. Cosa vuol dire nel mio futuro non ci sono più? Ci pensa e poi vuol dire mai più? Ecco, mai più capisce, futuro no. Mai più capisce, futuro no. Ci sono delle espressioni tecniche che lei proprio non può capire. Quindi io non gli dico vai nel tuo passato. E dico ora sei nel punto del primo azione. È così. Se no lei non capisce. E come capisce prima? Non ne ho la più pallida idea. Dopo sì, per esempio, lei non può parlare di frequenze. Ma quale frequenza liberi? Lei frequenza non sa cos'è, perché la frequenza sono rapporti tra spazio e tempo. La frequenza è uno sul tipo. No, la frequenza non lo sa dire. Dice il rumore dei tamburi della foresta. Che frequenza ci vuole per staccare anima? Il rumore dei tamburi della foresta. Ci sono queste, quindi è difficile, per questo dico attenzione nelle ipnosi condotte e cerchiamo di non utilizzare con una parte nemica l'espressione temporale, perché lei tanto capisce. Ma lì è la mente che fa la traduzione, la mente. Da prima a quello che capisce lei. Esattamente, la mente a secondo del suo vocabolario, che traduce gli archetipi in fonemi e viceversa, quando io parlo trasformerà poi i miei fonemi in archetipi dell'anima, io parlo attraverso la mente ha un suo vocabolario, il suo vocabolario, ogni mente è diverso, te lo dico in un altro modo, tutti i contenitori che hanno la stessa parte animica, hanno la stessa coscienza animica, ne liberi uno, l'hai liberato tutti, perché anima è uguale per tutti. Liberi un contenitore, hai liberato tutti insieme, ma tutti hanno una visione completamente diversa di quello che mi è successo, perché te hai creduto di esserti liberato dagli alieni, l'uomo della pietra ha creduto di essersi liberato dai fantasmi, dai mostri, dai diavoli, così come l'uomo del futuro avrà, che ne so io che cavolo di idee, di essersi liberato del campo magnetico gravitazionale di non so bene che cosa. Questo perché? Perché l'anima trasmette sempre lo stesso messaggio alla mente, ma le diverse menti, le diverse vite che hanno sulla base del rapporto esperienziale un vocabolario completamente differente, traducono in modo differente queste cose. Quindi diversi corpi non sono tutti a conoscenza ugualmente del problema, ma ognuno, a secondo di dov'è, ha una coscienza del problema differente. Volevo ancora chiedere, la vibrazione del corpo quando aumenta molto, che significato ha? La vibrazione del corpo è legata alla parte animica, sempre. Noi abbiamo notato che negli esperimenti di Pove, Out of the Body Experience, quelle parti, quei momenti in cui il corpo si stacca, il corpo assume una forte vibrazione. Questa forte vibrazione viene accompagnata da due stati, uno calorico e uno di freddo. Perché questo? Quando la parte animica esce, il corpo ha la sensazione di freddo. Quando la parte animica entra, il corpo ha la sensazione di caldo. Questo accade come accade tra un protone e un elettrone, quando si mettono insieme e quando si staccano.
c'è la cosiddetta energia di coesione. Questo vuol dire che la parte animica